Tutti i partecipanti, i relatori, in particolare il professor Stefano Orga, i
con lavori di essere presente ai prossimi incontri. Cordialmente, sarebbe inserito nel 2018 Manlio Moretta. Allora, questi erano un poco i ringraziamenti, diciamo, per quanto riguarda questo convegno sulla figura di Giovanni Battista a 160 anni dalla sua nascita. E allora passiamo ai saluti, cominciando con il dottor Franco Iannone. Prego. Allora, un saluto a tutti voi che ci onorate della vostra presenza e un ringraziamento al professore Stefano Orta, che come lui, grande appassionato e critico d'arte, ci ha regalato questa splendida 3 giorni di approfondimento culturale su un pittore di origine avellinese, Giovanni Battista, nella ricorrenza dei 160 anni dalla sua nascita. È stato, si può dire, nella nostra realtà cittadina, un evento straordinario e unico, che è iniziato già ieri sera con l'apertura di una mostra antologica sulle opere di questo artista, mentre oggi si svolge un seminario di approfondimento sulla sua attività pittorica per conoscerne meglio e approfondirne le sue caratteristiche. Vediamo qui esposte 21 opere di Giovanni Battista, rappresentanti per lo più scorci di paesaggi marini, ciò frutto della sua frequentazione d'appartenenza alla scuola di Cosenza. In sala stasera ci onorano della loro presenza anche dei discendenti di Giovanni Battista, l'amica Carla Battista e l'amico Michele Battista, a cui ci rivolgiamo un applauso, l'abbiamo fatto in segno di riconoscimento per il loro illustre parente. Ci apprestiamo perciò a seguire con interesse le relazioni che seguono, con l'attenzione che merita un autore nostrano. Grazie di nuovo a tutti per la presenza e buon ascolto nel prosieguo delle relazioni. Noi ringraziamo il dottor Franco Iannone e continuando con i saluti passiamo alla professoressa Carla Battista. No! Io non conosco niente di arte e solo questa, ringrazio voi per l'importanza e per la riscoperta che avete dato a un nostro paese, di cui effettivamente ci sapevamo l'esistenza, sapevamo che era un artista, è stato un pittore, ma di questa importanza proprio per noi è stata veramente una scoperta continua ed emozionante. Questo è quello che sento di ringrazio Stefano, ringrazio voi, ringrazio Enrico. Se posso fare qualcosa per valorizzare sempre di più anche la sua opera, sono disposto. Noi abbiamo progettato una serie di nuove attività che stiamo organizzando. Già con la diocesi di Avellino probabilmente si farà il maggio dei monumenti. E pare che faremo un'altra mostra su Giovanni Battista nella chiesa di Sant'Anna, probabilmente. E stiamo vedendo, poi si dovrebbe fare una manifestazione in provincia, oppure la faremo una mostra delle fotografie relative alle opere di Giovanni Battista, forse porteremo qualcosa, dobbiamo vedere un po' tutto lo spazio che si farà a Pietradiretti. Quindi sono queste sono le iniziative che realizzeremo come comitato per la tutela dell'opera di Giovanni Battista. Sono le due iniziative che abbiamo in cantiere. Vedremo se ci dà spazio, eccetera, eccetera. Innanzitutto voglio un'altra volta ringraziare, come ieri, i numerosi collezionisti che ci hanno offerto le loro opere, perché trovare 21 opere di un artista tra l'Ottocento e il Novecento, ma neanche a Napoli sono riusciti, di un singolo artista. Quindi già questo
È stata una grande vittoria che siamo riusciti proprio in questa manifestazione, che è l'inizio di questo comitato che abbiamo creato, ROC, fatto di esperti internazionali, tra cui dottor Berg ed altri, proprio per dare questa importanza che merita un artista che ha dato tanto alla Campania e alla diffusione della bellezza, che è stato dimenticato per 70 anni. Sì, 70 anni dimenticato. Io ho diffuso la notizia anche in Argentina, dove ci sono altri parenti. Ci sono delle opere anche in Argentina. Quindi possiamo anche contattare loro se c'è cioè, grazie. Grazie a voi. Carla Battista, continuiamo con i saluti e diamo la parola al professor Angelo Tutolo. Buonasera a tutti e un saluto, ma soprattutto un ringraziamento, perché già come accennavo ieri la possibilità di queste mostre, oltre a permetterci di conoscere l'artista, vedere la sua maestria, la sua capacità, ci permette anche di rivedere i luoghi come erano 100 anni fa circa, il che permette anche una ricostruzione dell'ambiente e verificarne l'evoluzione e magari in futuro andare a verificare se è un'evoluzione positiva o negativa ciò che l'uomo ha determinato poi sull'ambiente. E infatti oggi mi sono molto soffermato sui paesaggi marini, le coste a rivederle sono fortemente arretrate, il che è l'evoluzione geologica naturale in molti casi, ma in molti è stata proprio la forte antropizzazione dei territori e il mal utilizzo. Con questo battuta mi sono leggermente allontanato dalla parte artistica, però in realtà c'è da dire che i quadri sono anche cartoline dell'epoca, quindi momenti e fotografie fatti in quei momenti, e vanno apprezzati anche per questo, per una ricostruzione storica del nostro territorio, e poi ci rende comunque orgogliosi il fatto che sia il nostro concittadino. Grazie. Grazie al professor Angelo Tutolo, diamo la parola al maestro archivista Francesco Rosetti. Il catalogo subito
che mi ha colpito sia per i colori sia per la composizione, quindi poi da paesaggista, anche se poi di fronte a storia archeologica, diciamo, sono molto più sensibile a queste venute costruite, quindi un esempio di fetichismo alla fine, e quindi è stato un piacere di essere qui ieri, ma anche oggi, anche se giustamente è un po' faticoso fare tanta strada, ma per l'arte questo è l'altro, quindi vi rilascio con questi miei saluti e vedremo se potremo aggiungere altro a quello detto ieri. Adesso la parola al maestro Ebeo Tomasetti. Quello è una volta del pastore. Allora, buonasera a tutti, io ringrazio veramente prima di tutto al professor Leone e l'invito sempre, non ho capito perché, da ciò che oggi mi ha dato il titolo di maestro, anche il dottore Mario. Comunque grazie di essere qui, venuto a questo seminario su Giovanni Battista. Effettivamente per me pure è stata una novità, che non conoscevo questo grande artista di rinomato in tutto il mondo, soprattutto nelle Americhe, soprattutto in Inghilterra, Germania, Francia, e quindi per me pure è stata una riscoperta, come diceva Carla, appunto, qui presente. Pertanto vi auguro un buon ascolto, buon seminario e buonasera a tutti, grazie. E ringraziamo il maestro Ebeo Tomasetti per i suoi saluti, abbiamo avuto la parte relativa ai saluti, passiamo a una breve biografia del pittore veneziano Giovanni Battista, che nacque da Venezia proprio 160 anni, esattamente il 7 aprile del 1850. Da una numerosa e umile famiglia contadina che abitava nella zona di Contrada Vasto. Fin da bambino si appassionò al disegno e all'arte. Apprese i primi rudimenti della pittura presso lo studio della Veneziese, un altro rinomato artista veneziano, per cui due anni fa, nei corsi 120 anni dalla sua scomparsa, parliamo di Cesare Uva, lontano parente, che lo indirizzò verso i calci del bellissimo romantico di stile positivista. Lo stesso Uva lo spronò a recarsi a Napoli per continuare gli studi presso il Regio Istituto di Belle Arti, che frequentò con regolarità e con profitto, conseguendo la licenza in Belle Arti. A Napoli seguì gli insegnamenti di Stanislao Vista, anche se fu molto attratto dalle tematiche espressive e costruite della scuola di Cosimo. Nel 1877 conobbe il grande artista Edoardo D'Albono, che esponeva la promotrice Salvador Rosa, dal quale rimarrà influenzato nella produzione artistica. Viaggiò molto in Italia, visitando in particolare il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, l'Emilia Romagna e il Veneto, mentre all'estero visitò Parigi, in Francia, nel 1899. Prese casa a Napoli dopo il 1908, in una traversa tra via Chiatamune e via Partenope, dove ha vissuto fino alla morte. Si spense infatti a Napoli il 18 gennaio del 1925, quindi un applauso. E siamo un po' rammaricati perché deve essere presente anche Andrea Massano, che è cultura e storia locale, e ne leggeremo in parte quello che il messaggio che ci ha inviato per quanto riguarda la relazione sul suo Avellino al tempo di Giovanni Battista. Com'era questa città 100 che passa anni fa? All'indomani della morte di Gioacchino Murà e il successivo progresso divino nel 1815, Ferdinando I di Borbone si assise nuovamente sul trono delle due Sicilie, abbandonato precipitosamente sotto i pavimenti dei soldati francesi napoleonici. Il nuovo setto politico del regno preoccupò un poco gli avellinesi, i quali tenevano che con questa nazione il capoluogo della provincia di principale ulteriore fosse nuovo ripristinato in Monte Russo, da dove nel 1806 ricordiamo che il passaggio ad Avellino. Ma questi timori svanirono quando il sovrano, nel predisporre il nuovo assetto amministrativo delle province, confermò Avellino le loro capitali di Irpinia. In queste nuove dimensioni, mentre a Chiari dei Turchi, l'attuale posto
inizia la sua espansione verso ovest, destinata all'orientale comunità d'Italia, la campagna del capoluogo offre buone occasioni di lavoro non solo ai colori locali, ma anche a quelli che da paesi vicini si trasferivano. La città di Avellino, anche con un nuovo assetto amministrativo, conservò un ruolo secondario, un ruolo di capoluogo di provincia, cosa che si riconsentì un notevole sviluppo economico e demografico. In Avellino, tra l'altro, abbiamo detto io, non mancavano dei pittori. Il stesso padre di Cesare Lusa Mariano fu un affermato pittore ornamentista. Il primo e il secondo decennio post-Italia vive la presenza del capoluogo di importanti istituzioni pubbliche e private che rendono le nostre città sempre più proiettate verso il futuro. Infatti, in questi anni si sorgeranno la casella del distretto militare, la stazione ferroviaria, la società operaria del trasporto, il tiro a segno, il corpo dei carabinieri, stabilito ovviamente da qui, nella casella Vitto, vari istituti assicurativi e di credito, come le assicurazioni generali, la Banca Nazionale, la Banca Italia, la direzione provinciale delle poste telefoniche e tante altre istituzioni. L'istituzione pubblica per svolgere prestigiose scuole, come la scuola agraria, la scuola d'arte e mestieri, la scuola normale, poi scuola magistrale e più tardi anche l'istituto tecnico di ragioneria che con il liceo del convitto Pedro Colletta contribuiranno a formare studi di varie generazioni di PIME. E mentre l'orizzonte si preparava a notevoli cambiamenti che vedranno la caduta del regno di Sicilia e l'esilio nell'ultimo re di Casa Borbone, nel 1858 venne alla luce una modesta casa di contadini il piccolo Giovanni Battista. Appassionato ai pennelli dei colori si avvicinò sin dall'infanzia al maestro Cesare Uri, suo parente, che lo avviò alla pittura. In seguito frequentò l'Istituto delle Belle Arti e fu vicino ai grandi pittori della scuola di Sicilia. Come si disse prima di giocare in Italia e all'estero, lasciando molte sue opere, nel 1986, in occasione del centenario della morte del suo primo maestro, Cesare Uva, una mia ricerca, che dice Mastava, voluta dall'assessore alla cultura del comune del Rio del Tempo, a Milanino, in una nota inserita del lavoro pubblicato in proposito, accenna la figura di Giovanni Battista, che oggi, grazie anche al segno di questa secolopera, opportunamente valorizzato, è presentato alla sua città di nascita. Ancora vivente nel secondo decennio del XX secolo, Giovanni Battista dovette assistere allo scoppio della prima guerra mondiale nel 1915 e alla diffusione tre anni dopo della vicinale intera di guerra, la cosiddetta spagnola. La moglie di Giovanni, Costantina Venezia, moglie del fratello Giuseppe Battista, sarà una delle tante vittime venezie della spagnola. Un pittore pochi anni prima della scomparsa della bella e gentile Costantina, l'aveva incontrata per sempre un superbo profilo che ho potuto ammirare alcuni anni fa. A guerra ultimata le linee pianse oltre 5.000 vittime tra ufficiali, sottufficiali e soldati e la metà parte 205 tra mutilati e invalidi. Nel dopoguerra un malessere che serpeggiava la popolazione della vittoria mutilata esplose anche nel capoluogo con i protesti di stabilità politica che coinvolge il municipio. Come sappiamo, poco tempo dopo, una nuova fase politica si apre sul nostro paese e la nostra città, che durerà un ventennio. Intanto, il 27 gennaio 1896, il nostro pittore a Napoli era sposato Lucia Corrado. Rimasto vedovo, il 21 aprile 1908 sposò in seconde nozze Teresa Romana e a Napoli, sua città padovina, scelta anche da sua maestra Cesare Uva, si spense il 18 gennaio 1925. Il suo nome oggi è scolpito sulla targa della toponomastica che consiglia per sempre alla sua città, mentre alcune sue opere possono ammirarsi in questa stupenda mostra. Quindi ringraziamo Andrea Massaro, Avellino Senza Ride e Comunità. Ho visto Don Gerardo Cavallo che è arrivato da pochi minuti, se vuole magari intervenire per fare un saluto. Don Gerardo. Andiamo anche a fare un applauso. Come dicevamo ieri, veramente siamo per ieri di onorare questi ricordi, queste opere che i nostri amanti ospedali ci hanno lasciato e che anche sul mercato e per la verità hanno delle votazioni molto. Abbiamo letto ieri anche il messaggio del cardinale Simone e ho portato il saluto anche del nostro vescovo Arturo Lotta.
Ecco, noi ci auguriamo che Dante possa veramente essere mente spirituale, con tutte le cose, il più bello è vero, purtroppo è come si dice, il diavolo ci mette la cosa, e quindi può anche capitare che ci sia delle disgiunzioni, che ci sia delle cose, che ecco, venga ad associarsi il genio con la regolatrice, che noi abbiamo già tante volte toccato anche questo argomento, questo non dice scoglie invece i momenti veramente esaltati, la bellezza, perché no, anche del corpo, anche della bellezza sensibile, ma di quella vera, non di quello che voglio così decerare a un livello, non la voglio. E passiamo ora alla relazione conclusiva del professor Stefano Orca, critico d'arte e curatore della mostra antologica che affronterà la tematica, il pittore avellinese. Innanzitutto buonasera, ti ringrazio per la presenza costante a questi nostri eventi dedicati al più talentuoso dei pittori nati nella città di Avellino. Certo, Giovanni Battista, che è cresciuto in una cittadina provinciale come Avellino, conseguì la licenza in belle arti presso il celebre Istituto di Belle Arti di Napoli, dove ebbe appunto la possibilità di venire a contatto con una realtà culturale vivace e soprattutto stimolante dal carattere internazionale. Questo fermento artistico stimolava nel giovane Battista nuovi interessi e nuovi orizzonti, tanto da farlo decidere di stabilirsi a Napoli, che peraltro offriva indubbiamente maggiori e più concrete possibilità di lavoro. Giovanni Battista iniziò il suo apprendistato prima presso la bottega di Cesare Uva, in seguito presso il Regio Istituto di Belle Arti di Napoli, frequentò gli insegnamenti del grande pittore e scultore Stanislao Lista. Successivamente fu influenzato dalle tematiche espressive e compositive di Edoardo Dal Bono e dalla scuola di Resina. Cesare Uva ebbe un forte ascendente su Giovanni Battista per l'apprendimento della produzione di vedute di matrice romantica e per la condivisione dello studio a Napoli. Fu certamente un mite e un raffinatissimo artista che instancabilmente realizzava un lavoro minuto ed impeccabile su tela, su cartone e su carta, sovente con esiti certamente superbi, come possiamo vedere nelle opere esposte. Egli aveva un temperamento riflessivo, ardente ed intenso. Era concentrato sulla ricerca pittorico-stilistica e per l'aggiornamento dei suoi assunti formali, e ciò fu essenziale per la sua attività artistica. La pratica assidua dello studio dal vero era destinata a diventare una costante del costume artistico del nostro pittore. La sua pittura denotava una delicatezza espressiva valida ad annullare un certo appesantimento presente in opere meno rilevanti della sua produzione novecentesca, che erano state realizzate solitamente su commissione. Tecnicamente esprimeva una pittura caratterizzata da una
appellata libera, mossa e vibrante, sovente con toni chiari e luminosi. Nella città partenopea acquisì una discreta fama di paesaggista romantico alla maniera degli ultimi positiviani. Nel 1883 il vice re d'Egitto Ismail Pascià, presso l'Esposizione Nazionale di Belle Arti di Roma, acquistò un dipinto ad olio su tela interno rustico da Giovanni Battista, lodandone l'elevata qualità grafico-compositiva. La pittura di Giovanni Battista è stata quindi riconosciuta tra le più valide espressioni di una convinta e tenace adesione alla più nobile tradizione pittorica dell'Ottocento napoletano, la scuola di Posillipo e il realismo solare della scuola di Pisa. Collocare l'opera di Battista in un così ristretto ambito non rispecchiava però la realtà dei poliedrici aspetti che caratterizzano la sua vasta produzione. Giovanni Battista fu un artista prolifico, con un brillante virtuosismo, ottenendo appunto risultati notevoli, quasi grandiosi, soprattutto con le tecniche miste, dove riuscì a mostrare la sua diligenza pittorica e compositiva, che fu di vitale importanza per il suo metodo di lavoro. La produzione di Giovanni Battista proseguì quasi ininterrottamente nella realizzazione di opere di alta qualità, tanto che fu apprezzato anche dai suoi colleghi pittori. Le sue opere esprimevano conoscenze e competenze acquisite nel tempo a costo di sacrifici iniziali, di studio e soprattutto di duro lavoro. Fu comunque nella pittura verutistica che Giovanni Battista si mostrò consistente nell'ingegno al servizio della trasmissione delle bellezze paesaggistiche della campagna. L'attività artistica di Giovanni Battista è stata realizzata quindi entro un arco di tempo di circa 55 anni, raggiungendo una notevole qualità compositiva e soprattutto narrativa, che gli decretò a ragione un successo nel mercato campano e soprattutto internazionale. Giovanni Battista ha eseguito numerosi lavori artistici su cartoncino, su carta, la cui maggioranza è stata realizzata con l'utilizzo della gouache, delle tempere, della bianca, degli acquerelli e delle matite colorate, che solitamente combinava insieme ottenendo risultati cromatici eccezionali. Altra tecnica molto amata dal pittore dei Natali Avellinesi era quella d'olio, solitamente su tela, nella cui esecuzione pittorica raggiunse un elevato grado di bravura e di perizia. Si dedicò soprattutto alla pittura di paesaggi, ritraendo i luoghi visitati e immaginati. Indubbiamente Giovanni Battista fu il rappresentante più importante della cosiddetta scuola pittorica romantica avellinese, fondata appunto dal suo maestro Cesare Uppaca nella seconda metà del XIX secolo. Infatti può essere considerato un membro di quella folta schiera di artisti italiani e napoletani che dal 1877 al 1925 realizzarono una serie di rappresentazioni artistiche dal carattere romano. Passiamo invece a osservare un po' l'evoluzione artistica di Giovanni Battista. Le opere che adesso vi citerò sono esposte in mostra sia con riproduzioni fotografiche con stampa offset ad alta definizione, e sia materialmente sono qui presenti.
Nell'attività pittorica di Giovanni Battista si può cogliere l'evoluzione artistica che evidenzia come egli sia sempre e abbia sempre ricercato un superamento o almeno una revisione in senso più moderno dei suoi assunti formali. Le sue opere giovanili, realizzate tra il 1874 e il 1879, riprendono il lirismo cromatico e compositivo del suo primo maestro Cesare Umbra. Infatti sono caratterizzate da una palese intonazione romantica di lontana origine smargiassiana, come ad esempio si può riscontrare nell'opera di cui abbiamo una riproduzione fotografica qui sotto l'arco, nell'opera Veduta di Amalfi del 1877, realizzata appunto con il suo maestro Cesare Umbra, oppure nel dipinto Piazza Centrale del 1879, sempre abbiamo qui la riproduzione in stampo offset, che è conservato nei depositi della Pinacoteca Provinciale di Avellino. E quindi abbiamo dato le principali opere di Giovanni Battista, che Giovanni Giovanni Battista realizza nello studio di Cesare Umbra. Mentre la sua produzione degli anni 80 del XIX secolo evidenzia un carattere maggiormente descrittivo di stampo romantico, molte sue opere rivelano appunto l'influenza di Edoardo Dal Bono e della cosiddetta scuola di Resina, Foresina, con richiami sia nella composizione sia nei romantismi. Alcuni lavori presentano invece espliciti riferimenti al suo maestro avellinese, con il quale in quel periodo condivide lo studio a Napoli, in via Riviera di Chiaia, al civico 266, studio che manterrà fino al 1908. Ciò si nota appunto nei dipinti 2 novembre 1884 di De Morti a Casaliciola, in cui il terremoto avvenne un anno prima, nel 1883, che addirittura Gabriele D'Annunzio si fece fare una replica, un altro artista di quest'opera. Oppure la Veduta di Salerno, che abbiamo sempre qui nel settore delle riproduzioni fotografiche, oppure Pescatori sullo scoglio delle sirene, l'opera numero uno della nostra mostra che è presente lì in fondo. E quindi vi abbiamo dato un excursus di alcune opere del secondo periodo e forse del periodo più ricercato dai collezionisti del XIX secolo, proprio perché mostrano questo avvicinamento alla scuola di Resina sotto la chiave di lettura del grande maestro Edoardo Dal Bono. I lavori invece dell'ultimo decennio dell'Ottocento sono pervasi da una certa matrice luminosa di origine più positiviana, sempre influenzato da Dal Bono, perché in questo periodo anche Dal Bono si torna un po' indietro per rinserirsi nella corrente positivista, e anche Battista segue pienamente il suo amico Dal Bono. Quindi la sua produzione pittorica in questo periodo è ricca di marine, di paesaggi che sono caratterizzati da particolari che sono notevolmente ben descritti. In questo lasso di tempo realizza le sue opere con una specificatura dei particolari che richiamano appunto la scuola dei positivi, e addirittura peculiari sono i dettagli, che sono molto simili a quelli realizzati nelle opere di Gabriele Canelli oppure di Francesco Fergola Junior, che sono gli ultimi positiviani.
E questo lo possiamo notare nell'opera numero 2, Pescatori a Sorrento, nell'opera numero 3, Tarantella a Posillipo, del 1898, oppure anche nell'opera esposta in riproduzione fotografica Lungo Senna a Parigi, realizzata nel 1900. Nei primi anni del Novecento alcuni suoi paesaggi, particolarmente le marine, mostrano degli espliciti riferimenti al pittore di origine emiliana Attilio Pratella, che comunque lavorerà a Napoli. In quest'epoca le sue modellate sono più svelte, ma sono raramente affrettate, sempre caratterizzate comunque da un lirismo di impronta posillipiana di matrice romantica, che egli rimarrà sempre un pittore romantico fino alla sua morte nel 1925. Tra le opere realizzate in questo periodo abbiamo La veduta della costiera amalfitana con Amalfi e la stupenda opera Veduta della costiera amalfitana Ravenna del 1913. Le opere invece degli anni 20 del Novecento presentano solamente elementi e soprattutto particolari immaginari, inverosimili e irreali, che mostrano la sua febbrile fantasia. In alcuni lavori di questo periodo si avverte però qualche appesantimento decorativo, ma sono comunque pochi lavori che hanno questa defaianza. Invece la sua ultima produzione fu comunque subissata dalle committenze dei mercanti e dei collezionisti stranieri, soprattutto inglesi e statunitensi. Fra i lavori pittorici realizzati in questo periodo segnaliamo Strada Costiera Ischia del 1920, Marina Campana del 21, Paesaggio Costiero con Strada del 1922, Capri del 1923 e Castel del Dopo sempre del 1923, quella che vediamo qui a destra. E quindi con queste ultime opere siamo giunti al termine del nostro seminario di storia dell'arte. Vi ringrazio per l'ascolto e per la partecipazione. Abbiamo cercato di delineare tutto un profilo abbastanza completo dell'attività artistico-pittorica creativa del nostro autore Giovanni Battista. E comunque cercheremo di valorizzare ancora di più con la pubblicazione del primo volume del catalogo generale. Infatti vi ricordo che chi avesse opere di Giovanni Battista e si vuole far pubblicare sul catalogo generale può contattarci alle mail mda@libero.it e vi informeremo come inviare le fotografie, che tipo di fotografie inviare e di che dimensioni soprattutto. In questo modo potremo realizzare un'opera di valorizzazione di tutte le opere e anche una valorizzazione anche a livello mercantile, che nettamente va collegata alla nostra opera di catalogazione delle numerose opere di Giovanni Battista, perché comunque fu un grande artista e lo possiamo vedere proprio con i nostri occhi, con le sue realizzazioni. E qui abbiamo un excursus di tutta l'attività pittorica, grazie anche alle riproduzioni fotografiche di opere dei primi anni che non siamo riusciti a reperire fisicamente, però abbiamo la foto ad alta definizione che ci consente comunque di osservare anche i particolari che sono ben descritti. Adesso passo la parola al nostro moderatore, il dottor Luca Natta, che è presidente del gruppo Facebook degli amici
degli artisti fini che si interessa pure un poco, grazie a me, anche dell'Ottocento. Adesso la lascio la parola. Grazie, moderatore degli amici dell'Emiliano, Stefano Orbia, per aver presentato questo evento. Ricordiamo per tutti coloro che sono qui presenti di segnare i loro indirizzi mail e la loro partecipazione al convegno sul posto del registro che trovate poco prima di uscire sulla destra di questa simonetta. Ringrazio quindi ancora una volta tutti coloro che hanno preso parte a questo incontro e vi invitiamo a visitare i capolavori di Giovanni. Grazie e buonasera.